Il gruppo folcloristico Musica Rabita di Fano ha perso una delle sue colonne portanti. All'età di 82 anni è scomparso venerdì scorso all'ospedale Santa Croce alle 17 Fernando Micheli, fanese doc del quartiere Vallato. Micheli è stato nella vita un fervente sindacalista che si è sempre battuto per i diritti ed il rispetto dei lavoratori ed è stato anche tra i fondatori dell'AMAF. Ma Fernando, Nando per tutti, è stato soprattutto un asse portante della musica rabita, la sua grande passione. Entrato nel gruppo musicale già all'epoca del mitico maestro Berardi, ne ha scalato tutti i ruoli, da orchestrale a maestro, con l'inconfondibile ma non agguantata bianca, fino a diventarne per una trentina d'anni anche il presidente. Grazie a lui il gruppo folcloristico ha superato uno dei periodi più difficili agli inizi degli anni Ottanta, quando la musica rabita ha rischiato di scomparire, lui se l'è caricata sulle spalle e tirata fuori dalle secche, facendo diventare casa sua la base operativa della banda, quando lasciò la storica sede di via 12 Settembre davanti allo Sferisterio. Anche negli ultimi anni, prima che la malattia glielo impedisse, con grande umiltà, passando da presidente al ruolo di semplice orchestrale per amore della sua banda, è salito anche sul nuovo grande carro per il Carnevale di Fano sotto la gestione Cecchini. Ciao Ferdinando, maestro dei Battanai.